Alla promessa fattaci alcune settimane fa da Guido, abbiamo avuto l'onore di nuovo di averti qua. Ti ciao. Abbiamo rapito ciao, velocemente. Ciao, ciao. Spero di non inflazionare troppo. No, questo non è un pericolo. Ascolta Guido, facciamo una piccola prefazione di quello che è Guido Maria Ferrilli. Sì. Quali sono i brani che tutti conoscono? Brani che sono andati per la maggiore? L'altra volta abbiamo ascoltato Un amore così grande, questa volta devo per forza di cose, ma non per forza di cose, perché è stato veramente un successo internazionale, anche perché io dopo devo ringraziare proprio l'Emilia, perché molti artisti emiliani hanno fatto le canzoni mie e hanno portato al successo alcuni miei brani. Hanno portato lo standard di Guido Maria sì, Ferrilli. Sì, veramente, devo essere veramente grato all'Emilia. In sottofondo mi pare di sentire una canzone che si chiama Rumore, seguita era da Ciao una versione, Filini, scusa, ma era una versione però era una versione ripresa di questo gruppo Ciao Filini, che in tutte le radio private e anche nelle discoteche fu usata moltissimo e ballata moltissimo, perché pare che adesso torni di moda il riprendere brani, dico bene, certo, correggimi se sbaglio, no, certo, brani vecchi successo, di 10-15 anni fa, rispolverarli e poi rimetterli in versione da discoteca. Ecco, poi Rumore credo che sia stato proprio il primo esempio di musica di disco all'italiano. Io ho Raffaella Carrà, la bellissima Raffaella Carrà, alla quale sono molto affezionato, anche perché recentemente ho una sigla televisiva che tra l'altro piace molto. Appunto, questo lo, si chiama Voglia sfuggito, di Vivere, e si chiama Voglia dirlo. Di Vivere, in Ricomincio da Due, saranno famosi la trasmissione che c'ha lei, che fa lei. E quindi niente, sono contentissimo, vorrei fare anche un accenno. Faccio un accenno, giusto? Facciamo perché un accenno. Io non sono un pianista, però così mettiamo un po' di allegria. Di allegria, esatto. Ma un piccolo accenno. Na na, na 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 na, na 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 na, rumore, rumore, a sera, la paura, io da sola non mi sento sicura, 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 mai, 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 e ti giuro che stasera vorrei tornare indietro con il tempo, na na, na 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 na, na na na. Io ti garantisco che potresti fare anche tu una versione ripresa di questo rumore. Ce ne sono poi troppe, no, io lascio fare le versioni veramente a chi le sa fare. Adesso io le scrivo volentieri per gli altri, però insomma non mi voglio cimentare con cose che non mi ascolta, sono. Toglimi una curiosità. Ti ringrazio comunque. Toglimi una curiosità. Sì, io mi diletto sempre ogni tanto a battere il tempo, diciamo, definiamolo battere il tempo perché non so come interpretare questa mia situazione. Quando sento qualche brano con tastiera, con pianoforte, mi diverto sempre, sarebbe stata la mia aspirazione massima usare un pianoforte o una tastiera. Certo. Purtroppo i miei studi hanno portato tutt'altro genere di, diciamo, di mestiere, di professione. Com'è questa... Questa cosa, come sono le basi? Perché io... Ecco, io non te le saprei spiegare. Io l'altra onestamente sera non te le so spiegare perché sono un autodidatta. Come faccio a spiegarti una cosa che mi è venuta istintivamente? Ecco, io ti faccio una confessione. Io l'altra sera mi sono messo qua a orecchio. Certo, beh, a orecchio è però il problema è che quando faccio qualcosa che secondo il mio orecchio viene bene, dovrei avere qualcosa per registrarlo. Perché purtroppo se ci ritorno dietro, se torno a rifarlo, non mi viene. Certo. Non mi viene. Può essere pericoloso sto fatto, perché se non... non te lo ricordi bene, perché evidentemente non è molto, la melodia non è molto orecchiabile, slegata. È slegata, perché quando è abbastanza legata, comunque istintiva, quasi sempre poi a lungo andare te la riesci anche a ricordartela, però è chiaro, insomma dipende, non è proprio una cosa di... Ascolta Guido, com'è certa, nata? Però è così. Com'è nata la questa mia, tua passione? La mia passione è nata vedendo, così sentendo suonare in giro, evidentemente ce l'avevo nel sangue, perché non si può dire se è nato o non è nato. Io so che era troppo forte la passione per la musica e dovetti fare anche una specie di guerra con i miei genitori. Infatti tu mi hai raccontato un aneddoto prima. Un aneddoto abbastanza simpatico, perché mio padre che voleva che io studiassi, poi io sono un leccese, per cui giù c'era questa paura del mondo dell'arte, pericoloso, oddio, che cosa. Niente, comunque dovetti lottare con mio padre, il quale credeva in me come studente, in effetti andavo anche bene a scuola, però io amavo moltissimo la musica, perché ho fatto una specie di accordo con lui, un patto, ho detto papà, se io riesco a comprare con la borsa di studio il pianoforte, penso che me lo sono anche meritato, dico me lo concedi, giustamente. Per cui questa sfida, praticamente da questa sfida il vincitore, siamo stati tutti e due, insomma, però siamo risultati tutti e due, cioè sia mio padre che io, in pratica. Il vincitore fondamentale è stata la musica, però, perché poi ho abbandonato gli studi, per cui mio padre forse aveva questo sentore già, quindi comprai la borsa di studio e poi cominciai a scrivere lentamente, piano piano, faticando moltissimo, anche se non qualche sembra altra... tutto oro, ma insomma.
Qualche altra tua composizione, qual è stata? Ma qualche altra composizione, parlando proprio di alcuni cantanti emiliani, questa sera veramente mi sento in dovere di omaggiare questi cantanti, ecco perché ho fatto anche un pezzo di rumore così dal vivo. C'è stata Caterina Caselli, la quale volle chiudere la sua carriera in quel periodo, anche se adesso abbiamo visto che l'ha ripreso, ha ripreso la sua attività. Ha rispolverato il palcoscenico di visto sulle scene di nuovo. Quindi niente, avevo scritto per lei Un sogno tutto mio, che faceva: se questo è un sogno tutto mio, poi un'altra canzone sempre Caterina Caselli, che entrò anche in un film di Luchino Visconti, Il gruppo di famiglia in un interno, era Momenti sì, momenti no, non so se te la ricordi. Sì, me la ricordo. Ma molti anni fa, 77, io le date io ero, non me le ricordo. Ero un bambino, ero. Però me la ricordo lontanamente, perché questo diciamo, momenti, la mia memoria mi riporta. Sì, momenti. Sì, adesso, vabbè, no, ti stavo... Comunque, vabbè, fa lo stesso. Niente, la seguiamo un altro giorno. Chiudiamo questa puntata in bellezza, salutandoci e io... saluto tutti voi, siete stati veramente gentili. Io ti voglio riavere. Io voglio riaverti nella mia trasmissione. Senz'altro. Sì, sì, va bene. Vorrà dire che diventerò un cittadino onorario di Reggio Emilia. Ti trasferisco volentieri. Ti daremo tanto di stendardo. Mi piace. Ti daremo lo stendardo e poi ti daremo anche la chiave di Reggio. Mi piace, le mie mani sono molto affezionate, in Emilia e Romagna. Ok, Guido, grazie. Grazie a tutti. E ciao. Ciao.